questo video vi mostrerò come sostituire la batteria al Samsung G5 versione 2017. Ma prima di iniziare vi informo che sotto al video trovate il link per acquistare la batteria originale. E dopo la sigla, il tutorial. E sempre sotto al video trovate anche il link per acquistare l'attrezzatura per smontare qualsiasi tipo di smartphone. Inoltre trovate il link per acquistare la pistola termica d'aria calda, ma potete utilizzare anche un phon per surriscaldare i bordi dello smartphone, proprio come vi sto indicando io. Dopo aver surriscaldato i bordi dello smartphone, prendiamo l'isesamo, che sarebbe questo attrezzo piatto in alluminio che trovate nel kit che vi ho consigliato, e prendete anche il Plectra, che sarebbe quell'attrezzo triangolare in plastica, anch'esso lo trovate nel kit indicato prima. Man mano iniziate a fare leva sotto al display. Ovviamente ci vuole un po' di tempo e un po' di pazienza. Ricordatevi di alzare il display dalla parte sottostante verso l'alto, perché dove si trova lo speaker nella parte alta si trova una flattina e là non dobbiamo andare a fare leva per non rovinarla, non tagliarla, quindi arriviamo fino alla parte laterale, quasi nell'angolo, ma senza girare intorno. Ecco, proprio come vi sto mostrando, ecco che se ne sta venendo. Dopo vari tentativi staccate la flattina come ho fatto io e possiamo togliere il display. Ora dobbiamo rimuovere una serie di viti che vi sto indicando con il cacciavite. Io ovviamente ho tagliato il video per velocizzarlo e per non farlo durare troppo. Stacchiamo la back cover dello smartphone dallo scheletro del nostro telefonino. Ecco qua. Ho tolto lo scheletro che contiene la scheda madre e la batteria. Ora dobbiamo staccare la flattina della batteria, prendere il phon o la pistola termica e surriscaldare la parte posteriore della batteria, perché è incollata allo scheletro. Dopo aver surriscaldato la parte posteriore della batteria, prendiamo sempre il nostro isesamo e iniziamo a fare leva. Anche qui ho tagliato un po' perché richiede un po' di tempo, almeno 5-10 minuti. Fate attenzione a non rovinare la piastra, la scheda madre, a non toccarla, ed ecco la batteria che è venuta via. Prendiamo la batteria nuova, ma prima di attaccarla allo scheletro dello smartphone dobbiamo mettere del bioadesivo. Questo serve per attaccarla in modo definitivo. Mettiamo due striscette, vanno più che bene. Mettiamo la prima striscetta sul lato sinistro, adesso mettiamo la seconda. Togliamo le pellicole del biadesivo. Ecco la prima, ora togliamo la seconda. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se questo tutorial vi è di aiuto. Inseriamo la batteria nel proprio vano, attacchiamo la flattina sempre con il dito, con le dita, con il pollice, senza esagerare. Ecco, attacchiamo la flattina. Ecco qui. Ora la inseriamo di nuovo nel vano, nella back cover dello smartphone. Assicuratevi che sia ben agganciata. Rimettiamo le viti nel proprio vano. Successivamente, dopo aver messo tutte le viti, dobbiamo ricorrere di nuovo al bioadesivo. Potete utilizzare anche la colla B7000 e per chi la vuole, sotto al video vi metto il link. Oppure riutilizzate il bioadesivo, lo mettete sui bordi, sulla parte centrale, successivamente attaccate la flattina del display come vi ho fatto vedere e attaccate il display di nuovo al corpo dello smartphone. Fate un po' di pressione, io vi consiglio di mettere anche un peso sopra, e
Per questo tutorial è tutto, se avete apprezzato questo video potete ricambiare iscrivendovi al canale e magari lasciando anche un bel like. Se avete qualche domanda la potete fare nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!